Qui abbiamo un maschio di 2 anni, un soggetto in taglia, con una bella testa, abbiamo dei giusti rapporti tra il cranio e il muso, perché nel pointer i rapporti di cranio e muso devono essere uguali, cioè la lunghezza del cranio deve essere uguale alla lunghezza del muso. La posizione dell'occhio è subfrontale in questo cane, è corretta, il tartufo è ben rilevato e il labbro ha una buona cerchiatura, buona rima, con la connessura labiale ben visibile. L'importante della testa del pointer è il cesello sottorbitale, che è la salienza dei mascellari. L'orecchio è ben inserito e sufficientemente ben portato. Abbiamo una buona incollatura pulita che esce bene, che ha una giusta angolazione e un buon torace. Infatti il torace deve essere ben disceso e sufficientemente cerchiato e deve arrivare all'altezza del ginocchio. E qui ce l'abbiamo o l'ecrano. Il profilo superiore del tronco di questo cane è corretto, con un giusto rene, una giusta dorso lombare ben solida, la groppa è giustamente corretta, la coda è ben inserita, il buon posteriore muscolato e con giusti angoli, corretti gli appiombi e un buon piede. Il profilo inferiore del tronco è corretto, il ventre è sufficientemente retratto, il mantello è corretto, il pelo è fino, con una pelle molto, molto delicata e molto fine, che è una caratteristica della razza. Il pointer si presenta con una corporatura ben strutturata. Come peso corporeo arriviamo intorno ai 30 kg nel maschio, per cui è un cane che ha una struttura particolarmente, diciamo, armonica. È un soggetto molto predisposto al galoppo, in quanto le sue strutture ossee sono conformate proprio a questo fine.